Rieccoci tornati grandissimi con un nuovo squad builder. E che dire, è uno squad builder che avete scelto voi. Se mi seguite sulla pagina Facebook, settimana scorsa, venerdì, vi ho caricato una pagina su cui ho elencato tutti i giocatori silver che ho nella squadra. Ho detto votate e fatemi sapere quello che volete o quelli che volete che io usi in una review, in uno squad builder. Avete votato. Adesso vediamo chi sono i due vincitori. Ne ho scelti due, dato che erano il primo e il secondo. Ho detto, ma sì, facciamoci uno squad builder, dato che sono due giocatori abbastanza utilizzabili insieme. Scusate se sentite un rumore di fondo, ma ho il climatizzatore attaccato, perché sennò qua si muore di caldo. Allora, io direi di andare subitissimo andare a prendere i primi due giocatori nostri, grandissimi. Allora, il primo è Araujo If e il secondo è Melano If. Due giocatori quasi introvabili, direi quasi. Comunque, Melano, 3 stelle piede debole, 2 stelle mossa abilità. Peccato, perché comunque work rate non malissimo, normale basso, veramente alto, 1,86. 91 di velocità, 78 tiro, 78 dribbling, 74 fisico, su un giocatore da 73 di overall. Che dire, fantastico. 5 partite, 4 gol, 1 assist. Incredibile. Melano secondo me è molto molto meglio. Non altissimo, comunque 1,78 non è male. 81 di velocità, quindi molto meno. 73 di tiro, 67 di passaggio, 79 di dribbling, 61 di fisico. 4 stelle piede debole, 4 stelle mossa abilità. 8 partite, 7 gol, 3 assist. Allora, sono due giocatori completamente differenti. Araujo molto, molto più improntato all'agilità, alle skill, al bel gioco, diciamo. E invece con Melano è un giocatore molto alto, fisico, perché veramente fisico, tiro di potenza, veloce. Sono due giocatori che si completano incredibilmente, fantastici. COC per legare tutti e due, il giocatore che mi ha incredibilmente stupito, perché non pensavo fosse così forte. Emmanuel Culio, 5 partite, 3 gol, 2 assist per un COC, pagato 500 crediti. 4 stelle piede debole a sinistro, e non fatevi ingannare da queste statistiche, 67 di tiro, non è vero, è molto più alto, 70 di passaggio, molto più alto, comunque buon 70 di fisico, 72 di dribbling, sì, non è l'agilità fatta persona, però insomma, non è neanche male. Andiamo con il CDC, che è un giocatore che ho strausato, veramente pellerano. Niente da dire, perfetto. Il CDC perfetto. Fosse un pochettino più difensivo, però ragazzi, 83 di fisico, ha tutto sul 70, veramente, che è la cosa più bassa, 66 di dribbling, normale alto 1,82. Spettacolare. Primo CC ed è Peña, detto anche Gullit. Cosa dire, questo giocatore è, questo ragazzo è un giocatore, è il giocatore perfetto, è il Pogba argento. Lui è il Pogba argento, avesse solo po' più di centimetri sarebbe veramente, e non costerebbe solo 8.000 crediti, ma ne costerebbe 40.000. a tutto, avesse le 4 stelle piede debole sarebbe veramente molto meglio di Pogba. Altro CC che mi ha veramente impressionato, Ayala, Vitor Ayala, 5 partite, 2 assist, molto molto buono anche lui, 78 di velocità, 77 passaggio, 75 dribbling, veramente perfetto, normale normale di work rate. Non mi sono spinto molto in avanti con lui, proprio perché un po' per la sua velocità, che non è il massimo giocando lì da esterno mezzala, e poi perché lui mi doveva fare i lanci lunghi per Melano, che con il suo 91 di velocità, imprendibile. Con la difesa pazzesca, difesa veramente forte. Prima di tutto questo Cáceres, 78 di velocità, 74 difesa, 80 fisico. Il miglior terzino che abbia mai provato, normale normale di work rate, come piace a me, è un terzino di 1,85 m, ragazzi. Quest'uomo è il terzino, con la T grande, la perfezione, è lui. Perfetto. 3 stelle piede debole che non fanno mai male su un terzino. Che dire ragazzi, incredibile. Poi passiamo con Hernandez, preso per linkare con Gullit. 82 di velocità, vabbè, insomma, 68 di difesa, 1,66 m, non eccezionale, però insomma, ha fatto il suo dovere. Primo difensore centrale,
mettiamo Goltz, che però è da questa parte. Goltz veramente un ottimo difensore, l'ho usato tanto, 30 partite per me sono veramente tante. Molto veloce, abbastanza fisico, peccato solo per l'altezza. I work rate normale non danno molto fastidio, però l'altezza pecca un pochino. Ma meno male io l'ho messo da questo lato destro, proprio perché ho un caster che è 1,85 m, perché se lo mettevo con 1,66 m mi imbucavano troppo spesso con le palle alte, o comunque con i cross, con i calci d'angolo. E dalla parte del 1,66 m ho messo Vergini, non c'è niente da dire, classico difensore buggatissimo, 1,90 m, normale alto, 76 di velocità, e qui è detto tutto. BPL, quindi non so neanche quanto costi. Adesso hanno fatto la versione transfer e adesso è diventato terzino, quindi proprio inutile. Comunque spettacolo, veramente buono. E in porta uno dei portieri argento che mi ha stupito. Vedete, io adesso già dall'inizio di FIFA usavo tantissimo i giocatori argento perché mi piacciono proprio, ed è Pantilimon. Pantilimon, ragazzi, forse uno dei giocatori più forti, portieri argento più forti che abbia mai provato. 2,03 m, quindi altissimo. Ragazzi, ha tutto, già solo il 76 di piazzamento fa il panico, cioè fa la differenza. Poi 77 di riflessi su un giocatore di 2,03 m, non è da sottovalutare. Comunque, ragazzi, questo è il team, un team favoloso, come vedete. Con questo team ho fatto 5 partite, se avete visto, vinte tutte e 5, ma alla grandissima, giocando non nei tornei argento perché non si trovano i giocatori, giocando in partite singole, quindi ho trovato gente con full oro, con if, team of the season oro, cioè tranquillamente li battete perché avete veramente una squadra forte dappertutto, una difesa veramente forte, perché comunque avete tutta la difesa veramente veloce, nessuno supera l'85 come può essere la velocità migliore per un difensore, però molto fisici, ottimi work rate, soprattutto dei terzini, che comunque tutti e due con medio normale stanno molto indietro. Si ha un bello schermo davanti alla difesa con un Pellerano che ha tutto, quindi anche un 67 di passaggio, così che può rilanciare. Queste due mezze ali che veramente, ragazzi, io di Peña mi sono innamorato, di Ayala non pensavo fosse così forte, straconsigliato. E un attacco, ragazzi, che questi due, peccato non riuscire a prendere Araujo Hiro, quello viola, perché ragazzi è introvabile, volevo portarvi lui ma è introvabile, non si riesce a trovare. Comunque spero che vi piace il video, vediamo se riusciamo ad arrivare a 100.000 like, mi raccomando, anche 90.000 vanno bene. Ditemi se vi possono piacere questi giocatori, ditemi che altri giocatori volete che io usi, ne ho abbastanza, molti di argento. E ci vediamo i gol, mi riguardo anch'io, e al prossimo video, bella ragazzi.